A Venditalia 2014 non è esploso il caldo primaverile, potremmo dire che è esploso il caldo estivo, e vista la circostanza nessuna location più adatta poteva essere quella dove si festeggia ancora una volta l'acqua. Siamo allo stand della SEM, naturalmente acqua del gruppo SEM, e siamo qui perché qui si festeggia l'acqua 30 volte, siete al vostro 30° anniversario. 150 milioni di bottiglie in un anno. E nessuna voce più autorevole, quale quella di Stefano Piccinini, poteva andare a dire quanto sopra. Stefano, come è cominciata l'avventura del gruppo SEM 30 anni fa e poi tu, la tua avventura con questo gruppo ben 24 anni fa? L'azienda è stata fondata nel 1984 ed è partita con l'imbottigliamento nel 1988. Principalmente all'inizio le bottiglie erano in vetro a rendere per il retail, e nell'estate del 91 siamo partiti con la prima bottiglia che si vede alla nostra sinistra, con la distribuzione automatica e quasi per caso. Da lì la distribuzione automatica è diventata un partner di SEM, e oggi i tre stabilimenti di SEM coi tre marchi Montecimone, Nocera Umbra, Fonte Angelica e Nuova Samicer, Fonte Ventasso, sono partner appunto della distribuzione automatica. Oggi sviluppiamo circa 45-50 milioni di bottiglie nel mondo della distribuzione automatica, possiamo dire tranquillamente di essere il terzo attore dopo ovviamente i colossi San Benedetto e Nestlé, e io ho cominciato appunto quasi per caso 24 anni fa, a luglio saranno appunto 24 anni. Stefano, voi oggi siete qui per non presentare qualcosa, ma perché a Venditalia incontrate tanti amici. In buona sostanza fate mantenimento clienti e prendete nuovi contatti per chi, ho visto, desidera avere maggiori informazioni per essere fornito da voi. Voi avete delle limitazioni geografiche? No, assolutamente no. Il fatto di avere appunto tre stabilimenti che diventano poi quattro con lo stabilimento di imbottigliamento dei Boccioni a rendere a perdere non ci limita da questo punto di vista. Un gruppo, un'azienda come la nostra non può non essere a Venditalia. Noi abbiamo fatto tutte le edizioni, quindi la prima edizione fu a Genova nel 1988 e noi da lì 1998, perdon, e noi da lì siamo partiti. Oggi siamo ancora qua, è una fiera di contatto, quindi dicevi tu giustamente per il mantenimento, ma è un momento al quale la nostra azienda non può assolutamente mancare. In qualità di terzi player siete stati sempre più presenti nel mondo della distribuzione automatica e avete allargato i vostri confini. Io proprio per questo ti avevo fatto questa domanda, perché inizio a vedere nei miei tour, nel corso delle interviste, quando andiamo in qualche fiera, ci fermiamo su e giù per l'Italia e continuiamo a vedere il vostro prodotto. Qualche anno fa c'era un limite geografico, Emilia Romagna, Umbria, Toscana. Oggi la vediamo davvero un po' dappertutto. Io mi sono permesso nel frattempo di andare a versare un po' d'acqua e dissetarmi, perché appunto questo era proprio il posto più adatto per poterlo fare. Ebbene, vogliamo far vedere anche questa. Questo è un gadget particolarissimo che vi ha resi famosi già una quindicina di anni fa, quando è stato realizzato. Ebbene, questo piccolo gadget ha avuto talmente successo che loro hanno continuato a proporlo negli anni senza mai modificare lo stampo, proprio perché è una caratteristica che li fa riconoscere non solo ormai qui in Italia, io li ho trovati anche in qualche stand a Parigi di qualche amante, qualche collezionista legato alla distribuzione automatica. Com'è nata questa piccola idea? Ma questa è un'idea del nostro partner austriaco che produce per noi i boccioni
in policarbonato a rendere. Devo dire che 15 anni fa erano pieni di grappa, perché gli austriaci sono diventati famosi per quello. Ovviamente le leggi, soprattutto quelle italiane, non ci permettono di riempirlo, non mettiamo neanche acqua, però è rimasto appunto famoso e nel cuore di chi poi in questi anni l'ha conosciuto. Tra le altre cose, fare vedere questo piccolo boccione, che noi chiamiamo boccioncino in modo simpatico, mi dà lo spunto per ricordare che noi nel 98 appunto siamo partiti con la produzione dei boccioni, e qualche anno fa siamo partiti, proprio due edizioni fa a Venditalia abbiamo presentato anche il boccione in PET a rendere. E il gruppo, con l'acquisizione di Watertime, che è la società di distribuzione dei refrigeratori d'acqua a boccione e allacciate alla rete idrica, ha completato così la sua filiera, arrivando dalla produzione fino al consumatore. Ebbene Stefano, quali sono i formati che voi andate a realizzare per il boccione? Boccione da 18,9 litri, il classico 5 galloni, esatto, a rendere, il boccione da 15 e 18 litri in PET a perdere. La vostra è un'acqua che proviene da una sorgente piuttosto famosa nel settore. Beh, Montecimone è ubicata sull'Appennino tosco-emiliano, proprio tra il confine, sul confine tra l'Emilia-Romagna e la Toscana, nel cuore del Parco Naturale dell'Alto Appennino Modenese. È un oligo minerale molto, molto equilibrata, ovviamente conosciuta molto in Emilia Romagna e in Toscana, ma come ricordavi tu prima, poi l'introduzione nel mondo della distribuzione automatica l'ha poi resa famosa anche in altre regioni, e questo formato si trova solo in distribuzione automatica, così come si trova anche Nocera Umbra con la fonte Angelica, e dicevo prima Nuova Samicer con la fonte Ventasso. La bottiglia è la stessa per tutte e tre le aziende, il tappo cambia solo l'etichetta, ovviamente per motivi di legge e legati al proprio territorio, ma la bottiglia è la stessa per essere uniformi e vicini ai nostri clienti nel mondo della distribuzione automatica, perché per noi è importante essere partner, più che rapporto cliente-fornitore, l'importante è essere partner dei nostri clienti. Poi Montecimone, per esempio, così come anche Nocera Umbra, non hanno ovviamente solamente il formato da mezzo litro, ma Montecimone nella fattispecie in bottiglia i formati da mezzo litro, litro e mezzo e due litri a marchio Coop, quindi private label Coop. Nocera Umbra in bottiglia, così anche come Nuova Samicer, i formati grandi con la private label Conad. E Nocera Umbra in bottiglia anche, dell'unico stabilimento del nostro gruppo per il momento, che in bottiglia anche le bibite a marchio Coop e a marchio Conad, quindi sempre private label. Quindi non sveliamo ancora quelli che sono i progetti futuri del gruppo SEM, ci riserviamo di darvi un'anteprima appena ne sapremo di più attraverso gli strumenti Vending TV, Vending News o Vending Newsletter, o anche la nostra rivista bimestrale cartacea Vending News. E allora Stefano, io non posso che ringraziarti, brindare insieme a te con acqua, perché qui si brinda con acqua, è giusto? Giusto. C'è anche il prosecco, ma meglio l'acqua. Ma meglio l'acqua. Io devo lavorare col prosecco, non posso purtroppo. Tu nel frattempo non puoi che promuovere il tuo prodotto proprio brindando con acqua, e quindi lunga vita a Gruppo SEM dopo questi primi 30 anni. Auguri. Auguri a voi, e io nel frattempo, dopo essermi dissetato, continuo nel percorso itinerante all'interno dei corridoi di Venditalia 2014. Ciao Stefano. Ciao Fabio. Grazie.